del lavoro di fumettista, soprattutto in particolare di un fumettista indipendente, mi piace la libertà sicuramente, la possibilità di esplorare mondi narrativi molto ampli e la semplicità degli strumenti che si possono utilizzare. Io adesso uso il computer, ma di base uso la matita e il foglio di carta che possono bastare per creare infinite possibilità di narrative. Io lo consiglio molto fortemente alle nuove generazioni, io come insegnante lo porto spesso in classe come linguaggio e faccio notare come questo modo di fare narrazione tra immagini e parole ha delle grandi potenzialità come sviluppo di competenze, capacità e comunicazione. Io a 13-14 anni diciamo che ero più attratto dal cartone animato, dall'animazione, perché io vengo da quella generazione di teledipendenti che sono cresciuti con i robottoni, con i cartoni animati giapponesi, e da lì poi l'interesse si è allargato a macchia d'olio, fino a comprendere la narrativa fantastica per ragazzi, ma anche la cinematografia, e il fumetto è quel punto di incontro tra il singolo e questi grandi temi enormi che permette appunto al singolo di cominciare a sperimentare in queste direzioni, la narrativa e la creazione di immagini. E quindi, ripeto, con strumenti molto semplici, molto basici, si può raggiungere quelle altezze. Molti dicono che il fumetto è come fare il regista in casa propria, come il regista in piccolo. Infatti, quando uno crea un fumetto, deve decidere inquadrature, deve decidere character design, deve decidere posizionamenti e anche linee narrative che ti fanno sentire quella sensazione di essere un creatore di storie. Ed è lo stesso lavoro che poi fa a tutti i livelli, si fa a tutti i livelli della narrazione.